Un ragazzo di 17 anni privo di casco e a bordo di uno scooter rubato ha tentato di sfuggire alle forze dell'ordine a Roma in via Riva Ostiense. Durante la fuga il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro. Subito soccorso è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale San Camillo dove è deceduto poco dopo l'arrivo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la polizia locale e il PM di turno Antonino Di Maio per effettuare i rilievi necessari. La zona è dotata di sistemi di videosorveglianza che avrebbero confermato l'ipotesi di un incidente autonomo senza il coinvolgimento diretto di altre persone. Lo scooter su cui viaggiava Edoardo Clementi, questo è il nome del ragazzo, era stato rubato pochi giorni prima, il 29 settembre. Stando alle prime ricostruzioni, il minorenne avrebbe accelerato per allontanarsi appena notata la pattuglia. Tuttavia, durante la manovra della polizia per invertire la marcia, lo scooter è uscito dal loro campo visivo per essere ritrovato poco più avanti con il ragazzo a terra, ormai privo di conoscenza.